Buongiorno a tutti, ecco questo oggi è il primo webinar del format Protagonisti e Territori insieme oltre la crisi organizzato da Artes e abbiamo il piacere di avere con noi il professor Stefan Marchioro. Ecco, Stefan Marchioro è conosciutissimo in tutta Italia, in particolare nel Veneto dove è diciamo direttore all'interno dell'assessorato della regione di turismo dal punto di vista appunto delle politiche turistiche. Ha una storia lunghissima per cui non sto qui a dirvela, ma sicuramente insegna all'Università di Padova come economia applicata al turismo nella laurea in progettazione e gestione del turismo culturale. È componente del comitato scientifico di CISET, Centro Internazionale di Studi dell'Economia Turistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, tiene varie riviste sul tema e diciamo che oltre a molte altre cose è una persona sicuramente molto conosciuta in Italia per la sua diciamo sapienza e saggezza nel vedere politiche legate al turismo che ci possano diciamo dare prospettive di sviluppo e di successo, come avviene diciamo da anni per la regione Veneto dove egli lavora. Ecco, allora il tema che abbiamo posto oggi è quello di darci un attimo una visibilità di dove siamo, vabbè, di dove eravamo più o meno magari qualche accenno, ma di dove siamo e soprattutto dove dobbiamo andare e cosa dobbiamo fare in un momento di così grande difficoltà. Allora ci vuole una mente lucida che ci faccia vedere le possibilità a fronte di un esistente. Per cui io passo immediatamente la parola al professor Stefan Marchioro, lo ringrazio. Ecco, vi accenno che alla fine avremo la possibilità di fare alcune domande. Le domande dovreste avere uno schermo dove poter fare le domande. Il meccanismo diciamo organizzato dalla fiera prevede che io come moderatore possa vedere le domande e casomai le inoltre poi al professor Marchioro. Allora, grazie ancora, buon ascolto. Diciamo che questo certamente forse l'intervento più importante dal punto di vista strategico che oggi abbiamo in programmazione. Buon ascolto e grazie ancora Stefan per aver aderito a questo intervento. Grazie, a te la parola. Buongiorno, grazie Maurizio per il coinvolgimento in questa nuova edizione della Borsa del Turismo esperienziale, un'edizione online, ci auguriamo tutti però di poterci ritrovare di persona come già avvenuto nell'edizione dell'anno scorso. Maurizio mi ha affidato un tema molto rilevante, in realtà io vorrei condividere con voi alcune riflessioni più che dare ricette, perché credo che oggi in questo momento sia assolutamente difficile farlo. E inizio, come faccio spesso nell'ultimo periodo, con questa duplice immagine che ritengo molto emblematica perché contrappone due visioni di Venezia, diciamo quella a sinistra dell'overtourism, spesso soverchiata anche dalle navi di crociera che sovrastano anche a volte Palazzo Ducale, con un fenomeno quindi che è stato più volte stigmatizzato. E sulla destra, come dire, questa immagine quasi bucolica di una Venezia mai conosciuta prima a memoria d'uomo, che è stata quella del lockdown, che ci, diciamo, ci fa riflettere su quello che è stato il periodo che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo. Probabilmente dal punto di vista delle imprese, però, e anche dei residenti, della comunità ospitante, nessuna delle due immagini è quella che si cerca e probabilmente una via di mezzo deve essere assolutamente trovata in prospettiva. La fotografia di ieri è presto detta, venivamo da una crescita del turismo esponenziale che proiettava addirittura
addirittura in ottica 2030 gli arrivi sui 2 miliardi di, diciamo, di turisti a livello internazionale, e nel 2019 ne aveva registrato 1,5 miliardi con una crescita costante. Ed era venuto lo stesso per il nostro paese, 429 milioni 2018, 430 milioni 2030. O per il Veneto, prima regione turistica d'Italia pre-Covid, con 20 milioni di turisti e 71 milioni di pernottamenti. Però questa è appunto la fotografia di ieri. Poi ci siamo tutti, diciamo, dovuti arrendere in un primo periodo a una situazione di improvviso calo del fenomeno turistico, così come di, diciamo, di fermo totale in molti casi anche dell'economia più complessiva, con una diciamo una repentina calo dei flussi turistici. In realtà le crisi nel turismo non sono nuove, avevamo già imparato a conoscerle negli ultimi 30 anni, però erano crisi fino ad oggi quasi sempre geolocalizzate. Penso alle due guerre del Golfo, penso agli attentati delle Torri Gemelle a New York, e chi come me della mia generazione è ben presente dov'era in quel momento, ognuno di noi ha pensato nulla sarà più come prima. In realtà nel bene e nel male la memoria dell'uomo è labile, e quindi poi il turismo è tornato a crescere e anche, diciamo, i flussi hanno ripreso da e per gli Stati Uniti. Però si trattava appunto di crisi geolocalizzate come quelle della prima epidemia della SARS. E invece a una crisi globale abbiamo già assistito, quella del crack Lehman Brothers, in conseguenza del crack Lehman Brothers a cavallo quindi tra il 2008 e il 2009, che ha avuto però ripercussioni a lungo nel mondo e sul versante turistico, soprattutto in Europa e in Italia. Poi appunto il turismo è tornato a crescere. Questa però è una crisi globale, questo purtroppo diciamo è sotto gli occhi di tutti, e le previsioni del World Travel Tourism Council non sono positive evidentemente da questo punto di vista, perché ipotizzano un impatto, come dire, del Covid, della pandemia, 5 volte tanto quello che abbiamo vissuto appunto in occasione del crack Lehman Brothers, con impatto purtroppo anche sui fatturati e sull'occupazione. E questo, diciamo, aspetto negativo lo riscontrano soprattutto in primis le città d'arte, proprio quelle che prima erano caratterizzate dall'overtourism, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, vedete, con impatto diciamo di punti percentuali abbastanza rilevante. E i primi 8 mesi registrati in Veneto ci dicono appunto che le città d'arte avevano mediamente conosciuto una battuta d'arresto intorno al 65%, con Venezia addirittura sul 70-75%, e realtà come Padova e Verona intorno al 60-56%. Sono andate meglio la scorsa estate con quella parentesi, diciamo, di cui abbiamo beneficiato ma forse anche abusato. Sono andate meglio, dicevo, le realtà come la montagna, come il mare, che in parte hanno risentito un po' meno, come dire, dell'impatto della pandemia, perché poi il pubblico cercava appunto soluzioni meno affollate, dove fosse possibile più vivere, come dire, quei momenti di stacco in, diciamo, una situazione di sicurezza e comunque all'aria aperta. E il domani? Nessuno di noi ha la sfera di cristallo, nessuno di noi è in grado oggi di dare risposte certe. L'Organizzazione Mondiale del Turismo ha provato a delineare alcuni scenari, in alcuni casi più ottimistici, nella situazione in cui il vaccino, come sembra stia accadendo in queste settimane, sia di prossimo utilizzo, e alcune più, diciamo, invece più fosche. Ma in entrambi i casi, come dire, la ripresa del turismo a livello internazionale, con la ripresa dei voli aerei, si presume a livello intercontinentale non avverrà prima della fine del 2021, inizio del 2022. E diciamo qui si dà la ripresa di continuità con la curva del 2019. E però io vorrei interrogarmi con voi se è proprio quello il futuro che vogliamo, e se vogliamo riprendere da dove avevamo
lasciato ieri, cioè nel 2019. Ecco, io su questo farei una riflessione molto attenta, perché quel modello di sviluppo economico e anche quel modello di sviluppo turistico aveva in sé delle contraddizioni e le aveva soprattutto nel nostro paese, meno organizzato di altri sistemi paesi, meno organizzato di altre realtà, di altre destinazioni, e anche in Veneto, perché la rendita di posizione, come dire, aveva ritardato un po' l'innovazione di processo e l'innovazione di prodotto, di cui si parlerà molto invece in occasione della Mitesp. Perché secondo me non era del tutto sostenibile quel modello? Perché aveva un problema appunto di impatto ambientale, non solo ormai nelle grandi città d'arte, Venezia, Verona o Barcellona, dove questo aveva anche portato a fenomeni di antiturismo, ma anche in termini diffusi, con, diciamo, il prevalere di alcune forme e modalità di far turismo, il ruolo delle OLTA, di cui parlerò tra poco, come dire, aveva un impatto in alcune situazioni eccessivo, che era in qualche modo aggravato anche dal, diciamo, avvicendarsi dei cambiamenti climatici che stanno coinvolgendo il nostro pianeta. Non lo era nemmeno dal punto di vista sociale sempre sostenibile, proprio per i fenomeni di antiturismo che l'eccesso di turismo in alcuni casi aveva provocato. Quindi la convivenza tra comunità ospitanti, tra residenti e turisti, Venezia, ma appunto non solo. Ma mi preme sottolineare, rivolgendomi alle imprese, che probabilmente quel fenomeno e quel modello di sviluppo turistico non era nemmeno sempre così sostenibile da un punto di vista economico. Perché? Perché era basato soprattutto sui grandi numeri, sui numeri che in qualche modo facevano leva sul prezzo più basso, sul ruolo, diciamo, che le OLTA imponevano, le online travel agencies imponevano alle nostre destinazioni e alle nostre imprese. E questo tanto più quanto, diciamo, eravamo, in parte siamo, in ritardo nella capacità di adeguarci e nella capacità di organizzarci come destinazione, come sistema di imprese, e di farlo anche sull'online. E infatti altri paesi stavano risentendo meno, come dire, di questo impatto, stavano già governando il cambiamento. Penso alla Francia, che nel 2002 era partita con un proprio marketplace, Open System Alliance Réseau, che già nel 2016 coinvolgeva ed era utilizzata dal 98% delle destinazioni francesi, usavano la stessa piattaforma anche grazie a Cassa Depositi e Prestiti della Francia, e quindi anche avendo un sistema, come dire, di pagamenti direttamente connesso con questa piattaforma. E nel 2019, questo riguarda molto Mitesp, la Francia aveva trasformato questa sua piattaforma, Open System Alliance Réseau, in Open System Experiences. Quindi le esperienze tornavano ad essere organizzate, ad essere appannaggio delle imprese e delle destinazioni di quel paese. Un po' come ha fatto la Gran Bretagna, diciamo, con un'iniziativa privata, New Mind, di Simple View, un destination management system molto diffuso in Gran Bretagna, ma anche nelle coste, come dire, della Scandinavia, penso in particolar modo in Norvegia. E in Gran Bretagna, ad esempio, 250 chilometri di fiume lungo il Tamigi, utilizzando la stessa piattaforma, lo stesso DMS, diventavano anche un'unica grande destinazione. Un po' come fanno molte realtà, molte destinazioni della Centro Europa, a partire dall'Austria, che un po', diciamo, assieme alla Svizzera, ha inaugurato la stagione dell'approccio all'organizzazione e gestione delle destinazioni a partire dagli anni 90 con l'avvento della globalizzazione, e hanno saputo trasporre poi questa loro capacità organizzativa e gestionale delle destinazioni anche online attraverso i primi Destination Management System, queste piattaforme per la gestione integrata di tutte le funzioni tipiche delle destinazioni e delle imprese, cioè l'informazione, l'accoglienza, la promozione, la commercializzazione. E oggi, ad esempio, Deskline di Feratel è utilizzato dalle 26 top destination dell'Austria, e lo stesso avviene in Slovenia col Tourist Board
di quel paese, e lo stesso avviene in molti cantoni della vicina Svizzera o alcuni Länder della Germania. E quindi, ad esempio, anche qui, tra estrarre del vino in Germania, utilizzando lo stesso piattaforma, appunto Deskland 3.0, diventano anche una macro destinazione che riesce a presentarsi unitariamente al mercato. Strumento che ha adottato di recente anche dalla Regione Veneto, dopo il Trentino, e anche dalla Regione Abruzzo. Segno che qualche, diciamo, indicazione in questo senso si sta prendendo anche nel nostro paese. Il paese che già prima del Covid aveva alcune necessità di colmare dei gap nella competitività in ambito